Inquadrami il paziente, ok, fammi vedere, benissimo, inquadrami anche i parametri che vedi nel monitor del defibrillatore, perfetto, benissimo. Caschi con videocamera per diagnosi a distanza, ad indossarli saranno i volontari del 118 di Arezzo grazie ad una donazione del Calcit. Sono tutte innovazioni che però vanno tutte nella stessa direzione, garantire sicurezza, qualità delle cure e far sentire le persone meno sole a casa in modo tale da farle sentire prese in carico. I caschi sono infatti dotati di una telecamera che l'operatore potrà decidere di accendere nel caso senta il bisogno di un'assistenza più qualificata. Viene acceso direttamente dal soccorritore o dall'infermiere o dal medico che sono in difficoltà ed hanno bisogno di una seconda opinione, di un consiglio dal remoto, o viene richiesto ad accendere a parte la centrale quando non ha notizie dell'evento. A volte la gente chiama, urla e basta e non dà notizie, quindi avere direttamente chi arriva sul posto un'immagine per capire che tipo di incidente è, quante macchine sono coinvolte, quanti sono feriti, agevola moltissimo il lavoro della centrale. Per permettere a chi si trova in centrale di seguire quanto sta accadendo, è stato installato un maxischermo da 50 pollici, dotato di una tecnologia multiscreening che permetterà dunque di seguire più interventi contemporaneamente. Questo strumento per noi sarà molto utile, perché avere degli occhi in più nell'intervento a noi ci aiuta molto. 45 i caschi donati alla centrale del Calcit, che adesso saranno distribuiti uno per associazione di volontariato delle varie vallate, 5 per le automediche e 6 per le ambulanze infermierizzate. È un progetto che ha un costo di 28.000 euro. L'azienda che ha prodotto questi caschi è toscana, di Capannori, e il progetto è nato dall'Istituto Superiore Sant'Anna di Pisa, perciò diciamo un progetto quasi tutto toscano. Abbiamo anche immediatamente iniziato una raccolta fondi che in questo momento ovviamente dobbiamo un po' prediligere, perché non facciamo iniziative, e devo dire che i cittadini rispondono.